Cos'è più gelido? Il ghiaccio o la crudeltà umana? In Frostpunk questa è una delle domande che si insidieranno nella nostra mente quando cercheremo di tenere in vita uno spauroto gruppo di sopravvissuti in mezzo all'apocalisse di ghiaccio. Questo survival city builder gestionale, pubblicato dalle 11-bit Studios nel 2018, è uno dei giochi più appassionanti su cui abbia messo mano negli ultimi anni. Il concept è semplice, ma efficace. Una tempesta polare ha congelato il mondo e i pochi rimasti cercano di sopravvivere raccogliendosi intorno a enormi generatori di calore. Ma questi monoliti di metallo ingranaggi, per quanto potenti, hanno bisogno di una manutenzione costante. E se vorremmo salvare il nostro gruppo, dovremmo fare di tutto per tenerlo attivo. Rifocillarlo di carbone, corazzarlo con potenziamenti, proteggere a ogni costo il suo nucleo e fare in modo che non si spenga mai. E se le cose non fossero già abbastanza difficili, dobbiamo ricordarci che anche tutte le povere anime che abbiamo sotto la nostra custodia hanno bisogno di noi. In questa landa desolata e fredda dovremmo nutrirli, scaldarli, proteggerli. E gli esseri umani sono ingrati per natura e non sempre saranno d'accordo con noi. E quando le cose saranno difficili, perché si faranno difficili, dovremmo prendere decisioni difficili. Ma non ha importanza, perché alla fine l'unica cosa che conta è che la città si salvi. E noi la salveremo. Costi quel che costi. La 11-bit Studios, di cui avevamo già parlato nel primo episodio di Storia in Gioco con This War of Mine, ha la capacità di sviluppare prodotti che non solo giocano con la nostra morale, il giudizio che diamo sul mondo, o che sono capaci di trascinarci in una spirale emotiva devastante, ma sono anche dei prodotti che si basano su elementi storici e fantascientifici spesso ignorati, i quali, uniti dal genio del comparto artistico, trasformano una meccanica videoludica spolpata fino all'osso in una ventata d'aria fresca, anche gelida in questo caso. Prendiamo This War of Mine, che come Frostpunk è un survival gestionale, una meccanica che abbiamo già visto mille volte, ma questa viene inserita all'interno del contesto della guerra civile in Jugoslavia, in particolare l'assedio di Sarajevo, dove non siamo super soldati, ma dei poveri disgraziati che devono affrontare quotidianamente gli orrori della guerra. In questo modo viene ribaltata non solo la tipica glorificazione della guerra nel mondo videoludico, ma viene rivisto tutto un sistema di gioco attraverso la personificazione e la partecipazione del giocatore che non può non appassionarsi alle vicende dei cari di cui si deve occupare, e visto come tira il vento in questa industria, io personalmente lo trovai rivoluzionario. E Frostpunk l'ho trovato molto simile. Ora, Frostpunk si appoggia su un genere chiamato steampunk, che ovviamente è una deviazione del famoso cyberpunk, di cui ho fatto un video e vi invito a dargli un'occhiata. Se nel cyberpunk ci si immagina lo scenario più grottesco, pessimistico e alienante, che ad offrire l'avanzamento tecnologico, la devastazione del pianeta e gli effetti del tardo capitalismo, lo steampunk segue la stessa linea. Ossia, si immagina un futuro, non per forza distopico o alienato, dove però la principale fonte di energia non si sviluppa con l'elettricità o l'energia nucleare, ma con invece la forza del vapore. Se vogliamo è immaginarsi se i progressi del presente fossero arrivati all'epoca dell'Inghilterra vittoriana. Pertanto nello steampunk non ci manca davvero nulla. Le macchine vanno a carbone, i calcolatori sono meccanici e ovviamente anche i nostri robottoni vanno a vapore. E a proposito di robottoni e capitalismo, se volete massacrare robottoni c'è War Robots, il gioco dove puoi diventare un pilota capitalista di robottoni e massacrare altri robottoni altrettanto capitalisti. Scegli il tuo pilota, personalizzalo, scegli la tua fazione e macella tutti gli altri che hanno fatto lo stesso. Ci sono un sacco di tipi di robot diversi, tutti personalizzabili e con cui puoi usare tattiche diverse, ma alla fine, come l'anarcocapitalismo, l'obiettivo è schiacciare i più deboli. Quindi usa il link sganciato in descrizione che ti permetterà di avere uno starter pack con un robottone più un'arma, una skin, 100 pezzi d'oro e 50.000 d'argento. La glorificazione della guerra non è mai stata così deliziosa. Se questa cosa dei mecha ci sta sfuggendo di mano e non abbiamo niente di meglio da fare che guardare il nostro mondo bruciare, beh, tanto vale buttare il nostro tempo in finti massacramenti senza sangue di mostri metallici che si massacrano a vicenda. Ma sì, massacriamoci allegramente senza paura con giochini online, tanto siamo spacciati ormai non frega più niente a nessuno. Per questo c'è così tanta gente e così tante cose, 5 diverse fazioni con 20 piloti unici, 61 robot, 67 armi, 150 milioni di giocatori in tutto il mondo e un comparto marketing della Madonna. Pertanto prendi di mira questi mostri figli del nulla e distruggili come se fosse l'ultima cosa che ti resta da fare. Vomita piombo, vola, fai a pezzi tutto e non avere rimorsi. Scarica War Robots e distraiti mentre il mondo piomba verso la fine. Ma stavamo parlando di cose allegre. Ora, tornando a Frostpunk, dobbiamo ricordarci che l'apocalisse di ghiaccio si sviluppa durante la seconda rivoluzione industriale. Il nostro ruolo in questa campagna di sopravvivenza sarà quello di soprintendente. In pratica, dovremo gestire le poche risorse che abbiamo a disposizione per mantenere in vita sia il generatore che il nostro gruppo. Se per funzionare il nostro generatore ha bisogno di potenziamenti e una quantità enorme di carbone, i nostri sopravvissuti necessiteranno di cibo, medicine e ovviamente calore. Quindi dovremo fare il nostro meglio per bilanciare la nostra forza lavoro,
che si divide in tre categorie. I lavoratori ordinari, che possono fare un po' tutto, come raccogliere risorse dai depositi o andare in giro di notte a cacciare cibo. Gli ingegneri, che sono invece più specializzati e dovremmo usarli in luoghi più precisi, come le infermerie o gli avamposti di ricerca. E in ultimo, i giovincelli. Ora, usare i ragazzini come forza lavoro non è obbligatorio. Infatti, attraverso un albero decisionale, proprio all'inizio del gioco, potremo scegliere se o tenerli al sicuro e al caldo, lasciando che siano gli adulti a fare tutto il lavoro, oppure decidere di usarli per migliorare la nostra gestione delle risorse. Nella modalità facile, tenerli al sicuro sarà sicuramente un'ottima scelta. In un mondo congelato e senza vita, dove la morte è dietro l'angolo e ogni giorno è un inferno, per un genitore non avere la paura che il proprio figlio possa perdere la mano per assideramento mentre raccoglie carbone, beh, potrebbe essere una buona cosa. Ma questa è una condizione privilegiata, perché non appena metteremo il gioco a difficoltà media, ci renderemo conto che effettivamente avere delle braccia in più, seppur piccole, potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte della città. Quindi, spesso ci accadrà di dover attuare situazioni di emergenza e impiegarli nella forza lavoro, non tanto perché siamo carogne, ma perché saremo costretti. E questa necessità sarà tanto viva nel gioco quanto lo era durante la rivoluzione industriale dal 700 in poi. Come abbiamo studiato a scuola, dal 700 in poi, le famiglie di tutta Europa abbandonarono le campagne per raggiungere le industrie delle città e sperare in una migliore condizione di vita. E già all'epoca i ragazzi erano usati come forza lavoro. Da quando noi esseri umani ci inventammo l'agricoltura, in ogni famiglia contadina del pianeta, appena i figliocci avevano abbastanza forza da sollevare una falce, venivano spediti a lavorare con gli adulti nei campi, dall'alba al tramonto. Ancora non per cattiveria, ma perché era necessario. Lavorare un campo in 10 persone al posto che 2 fa la differenza tra la vita e la morte, in vista dell'inverno, soprattutto se sembra che durerà per sempre. Era anche per questo motivo che anche noi in Italia nell'Ottocento sfornavamo 10 cuccioli per coppia, perché i figli erano un investimento, lavoravano la terra ma anche la proteggevano, e in più, considerando malattie, guerra e morte casuale, era sempre meglio avere un nanetto di scorta in più. E questa logica di sopravvivenza si portò anche nella famosa industrializzazione. I ragazzi vennero sfruttati dalle stesse famiglie per lavorare nelle fabbriche, costretti a compiere ogni giorno azioni ripetitive, sfiancanti e senza tregua, il tutto sacrificando istruzione e, sapete, no, la gioia di essere giovani. Ma attenzione, la colpa ovviamente non era tanto delle famiglie quanto dei padroni, ai quali conveniva moltissimo avere a disposizione enormi folle di lavoratori pagati a prezzi stracciati. Poi certo, non c'era mai fine al peggio. I padroni decurtavano già il salario degli operai ospitandoli nelle loro baracche e nei casi peggiori gli facevano credito per permettere alle famiglie di comprare il cibo necessario alla sopravvivenza, di fatto tenendoli sotto schiavitù. Era tutta una grande magia, insomma. Quindi di base i genitori e i figli non avevano scelta. Per darvi un'idea, una giornata lavorativa di un ragazzo in fabbrica di 12 ore gli forniva un salario che gli poteva permettere di acquistare meno di un chilo di pane misto, quindi allungato con cenere e altre porcherie. Ed è quello che accadrà ai nostri pupilli, se non peggio. Li faremo lavorare dalle 8 alle 6, se saremo cortesi, li costringeremo a raccattare carbone o ferro dal ghiaccio, quasi senza nessuna forma di sicurezza, e sarà già tanto se il luogo di lavoro sarà a 0 gradi centigradi, e come premio la sera si beccheranno una saporita minestrina al dolore. Tutto questo però avrà un costo. Nella rivoluzione industriale c'era comunque un potere borghese che proteggeva quello costituito, ma in Frostpunk, dove il nostro gruppo è formato da poche decine, al massimo poche centinaia di persone, dovremmo stare molto più attenti. Ci sono infatti due barre, quella della speranza e quella dell'insoddisfazione. Se una delle due crollerà sotto il minimo, il gruppo deciderà di cacciarci e avremo perso la partita. E uno dei modi per far diminuire queste barre sarà proprio quello di compiere scelte cinicamente utili per il bene della città, ma umanamente atroci, come per esempio decidere di far lavorare i bambini nelle miniere, tagliare le razioni di cibo, scegliere di abbandonare a se stessi i malati più gravi e concentrarsi su quelli più leggeri, o nel caso lasciare previdentemente che i morti si accumulino sotto una fossa di neve per avere una scorta di cibo supplementare quando le cose si faranno difficili. Ora, un altro riferimento al dominio del potere costituito anche in mezzo alla tragedia, dove l'umanità e il valore della vita dei più deboli hanno poco conto, soprattutto riferito alla situazione agghiacciante della rivoluzione industriale e della società vittoriana, lo vediamo nell'espansione The Last Autumn, uscita quest'anno. In questa espansione, almeno all'inizio, il nostro compito non sarà tanto quello di proteggere i nostri cittadini, ma di guidare un gruppo di lavoratori nella costruzione di uno dei mastodontici generatori. Nel corso della partita ci renderemo conto che si tratta di una corsa contro il tempo. Dovremo mettere su il generatore il più velocemente possibile, mentre il mondo inizia a congelarsi. Potremmo caricare con i doppi turni, permetterci di evitare di seguire procedure di sicurezza, lasciare che decine di operai muoiano avvelenati o schiacciati per il bene del generatore, o ancora rubare risorse da altri avamposti. Ma meglio ancora, potremmo decidere di trasformare il nostro in un campo di lavoro, facendoci inviare dall'Inghilterra intere legioni di carcerati, che usati come schiavi potrebbero
potranno fare lo sporco lavoro e morire al posto dei nostri ingegneri e lavoratori salariati. Questo è un chiaro riferimento al fatto che per secoli l'impero britannico sfruttò i criminali, spesso cittadini di quello stesso impero, per compiere lavori forzati al limite del disumano nelle varie colonie penali in giro per il globo, primo fra tutti l'Australia. Ed esattamente come in quelle colonie penali, se ci metteremo nella giusta ottica, ossia tenere a mente l'obiettivo finale del generatore e chiudendo lo scompartimento della nostra umanità, potremo permetterci di far soffrire a quei poveracci tutte le pene che possiamo immaginare: maltrattamenti, denutrizione, sfinimento fisico e punizioni corporali. O meglio ancora, quando la speranza crollerà inesorabilmente in qualsiasi scenario, avremo anche qua due vie, in cui potremmo decidere se fare la cosa giusta o la cosa facile. Per un motivo o per un altro, il nostro piccolo popolo rischierà di rivoltarsi contro di noi, e potremmo o cercare di convincerli, offrendogli condizioni di lavoro umane, misure di sicurezza, miglior cibo o la decenza di una latrina, oppure semplicemente installare una milizia armata composta dai nostri fedelissimi e imporre il pugno di ferro. Questo farà arrabbiare molte persone, ma se la gestiremo bene, la barra dell'insoddisfazione non sarà più un problema. Ancora, in The Last Autumn, per esempio, sarà ancora più interessante. A un certo punto potremmo scegliere se concedere il potere dell'avamposto o a un collettivo di lavoratori, che si battono per il benessere e la dignità umana di coloro che rischiano di morire nel cantiere, oppure rafforzare ancora di più il potere costituito e schiacciare i dissidenti. Questo ovviamente si riferisce alla storia dei primi sindacati operai, che proprio durante la rivoluzione industriale si costituirono, per la prima volta nella storia, in quella forma embrionale che conosciamo oggi. Infatti, nei primi decenni del 1800, si iniziò a formare quello che verrà poi identificato come potere operaio, che da sempre verrà osteggiato dai padroni, e ogni piccola vittoria verrà pagata con sangue e dolore. Poi nel tempo, sì, cambierà anche la lotta. Se prima il potere operaio, organizzato e temperato dal dolore e dagli abusi, venne combattuto con la violenza e la repressione, come abbiamo visto negli ultimi decenni, questa forza degli ultimi verrà poi circuita e sfruttata dal potere economico, e soprattutto dalla tirannia psicologica del dover per forza ammazzarsi di lavoro, dal delirio ascetico del capitale in cui si vive solo per guadagnare e se muori di fame è un po' colpa tua, non dello Stato. E sì, dai, in fondo diciamocelo, te la sei cercata, no? Certo, oggi sappiamo che la lotta di classe è stata persa dagli ultimi, ma vedere qualche accenno nei videogiochi è comunque qualcosa. Ora, non vi esaltate, perché comunque qualsiasi buona idea, se accorpata con l'essere umano, può brillantemente trasformarsi in una follia tirannica, cosa che appunto avremo la totale libertà di far accadere, anche se accetteremo il sindacato. Infatti, se la situazione si farà davvero drammatica, potremmo decidere di controllare la popolazione facendola piombare nella peggiore isteria mistico-religiosa che ci possa essere. Attraverso l'abuso della forza, della violenza e l'appagamento del dolore sul prossimo, potremmo trasformare il generatore in un monumento di sofferenza e speranza, un gigantesco monolite divino di cui noi, i sovrintendenti, siamo gli unici messia. La nostra parola diventerà legge divina e trasformeremo quello che doveva essere un faro di speranza in un Moloch avido di carbone e sangue, a cui tutti noi saremmo ben lieti di offrire generosi sacrifici. E mentre l'Apocalisse ricopre il mondo di morte, mentre le masse gridano il nostro nome in piena adorazione, dentro di noi sapremo benissimo di stare commettendo delle abominevoli atrocità, di stare solo sfruttando la nostra posizione per uccidere gli oppositori e mantenere il controllo. Forse saremo tormentati, forse i nostri dubbi divoreranno la nostra mente come il ghiaccio sta divorando ogni forma di vita, forse. Ma dentro di noi sapremo anche che questo era l'unico modo per salvare il nostro popolo, per salvare la città, sacrificare la nostra anima per salvare le nostre vite. In fondo è un prezzo ragionevole, giusto?